Questo è lo scolbatore. Lo scolmatore è tutto completamente otturato, di conseguenza ecco il perché di tutti gli allagamenti che sono successi in via Pepe, circa 800 e passa metri da questa parte. Se non si pulisce succederà sempre questo. Ecco, qua ci troviamo sopra dallo scolmatore, che una volta qua doveva esserci un palo per dare l'allarme di acqua troppo alta, ma a quanto pare è andata a ramengo. Vabbè. Ecco, questa è la famosa isola che fa esondare il Reno, perché non essendoci sbocco è logico che il Reno va a destra e a sinistra, ma dato che a destra c'è un bel argine bello alto, a sinistra non c'è quasi argine. Questo è il Reno prima dei ponti dell'alta velocità, che andando avanti possiamo vedere benissimo che il Reno è largo circa 200 metri. Qui a sinistra sono i ponti dell'alta velocità, questo è il Reno che scarica l'acqua nelle cascate. Ah, a proposito, se avete bisogno della legna potete venire a prendere, che scarica nelle cascate dopo i ponti dell'alta velocità. E ora vediamo quanto è largo il Reno dopo i ponti dell'alta velocità. Ecco, come vedete, queste sono le cascate dopo i ponti dell'alta velocità. Abbiamo un'isola in mezzo che dopo, con questa ultima esondazione, è quasi sparita, però prima dell'esondazione c'era solo questo rigagnolo e quello che vedete là sopra la destra, che non ci posso arrivare, ma sono circa 10 metri di sfogo del fiume Reno che va verso la tangenziale. Questa è l'isola che ottura tutto il Reno, che fa esondare nel parco del Reno, che dovrebbero toglierla per il fatto che ottura il corso del Reno, ma non c'è verso. Adesso vediamo poi il da farsi, perché siamo veramente arrabbiati, i cittadini sono tutti arrabbiati. Questa è una pista ciclabile, era, doveva essere una pista ciclabile che è completamente distrutta, ma non da questa esondazione, ma anche dalle esondazioni precedenti, però ora è ancora più impraticabile, che praticamente non si riesce neppure a farla a piedi.
anche il cartello dei divieti ne ha fatto le spese, speriamo che lo vengano a mettere a posto. Guardate che distruzione che ha portato il Reno questa volta sopra un parco costato 600 milioni nel 1990 e ora praticamente tutto da rifare. Una bella distesa di sabbia che sembra di essere a Riccione. Questo è un alberino che è stato divelto e naturalmente ha tirato giù un bidoncino della spazzatura. Queste sono le nostre belle panchine che, già che le bruciano, adesso sono quasi quasi a livello del suolo. Questo è l'argine fatto circa 3 anni fa che doveva contenere l'acqua del Reno, per fortuna, costato ai cittadini la bellezza di 48.000 euro. Ora praticamente tutto da rifare, tutto da buttare, non ci sono scarichi, c'è uno scarico proprio là in fondo, uno qua che naturalmente è bellissimo, che va in salita, perché noi abbiamo qua a Borgo Panigale abbiamo l'acqua che va in salita, siamo molto fortunati. E questo è il nostro bel parco completamente distrutto.